Ciao amici, eccoci a San Valentino e per festeggiare cosa c'è di meglio di una cenetta romantica? Scusa Simo, io avrei un'idea migliore. Che fantasia! Non lo sai che senza qualcosa di sano e nutriente nello stomaco le performance non decollano? Oggi vediamo un menù afrodisiaco, light, brucia grassi e dimagrante, con ingredienti sani che stimolano la vitalità, l'energia e il benessere. È perfetto per tutti, anche per vegani e vegetariani. E come sempre è anche facile e veloce da preparare. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti. Tanti nuovi video. A me piace l'idea, ma non sono vegana. C'è un trucco. Ho scelto un menù veg per tutti perché è light, così invece di collassare sul divano dopo cena si fa qualcosa di meglio. Arrivate alla fine del video perché vi darò il link per scaricare gratis tutto il menù con le ricette complete. Vediamole. Antipasto vol-au-vent ai funghi. Si prepara con pasta sfoglia vegan, tofu, capperi, olive, funghetti champignon gustosi. Tagliate le basi dei vol-au-vent con una formina a cuore. Per un tocco creativo potete fare due strati con uno più piccolo sopra, tipo cornice. Bucherellate il secondo strato con una forchetta, infornate a 180 gradi finché non sono ben dorati. Nel frattempo fate una crema con tofu, capperi, olive insaporendo a piacere. Una volta cotte le basi, riempitele oppure guarnitele come fossero tartine. Primo piatto, number one, vellutata di zucca. Questa è facile, veloce, sanissima e buonissima. Trovate la ricetta in questo mio video. Per dargli un tocco piccante potete spolverarla di peperoncino. Primo piatto, number two, spaghetti al radicchio rosso. Facciamo gli spaghetti al radicchio rosso, amici della salute di lui e lei, come ho spiegato in questo video. Io consiglio di usare spaghetti senza glutine, che sono più leggeri, ad esempio di riso o grano saraceno. Per il condimento, frullare noci, nocciole, prezzemolo e unire a una cremina fatta con pane ammollato nel latte di avena oppure panna vegetale light, se non avete tempo. Scottate in padella il radicchio tagliato finché non si ammorbidisce, poi unite la crema e condite la pasta. Prima di passare al secondo, vi ricordo, iscrivetevi, condividete il video, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale per diffondere la vita trendy e sana insieme a me. Grazie. Secondo, seitan al limone. Questa ricetta è fantastica, la trovate qui nelle riprese di un corso della mia amica Serena, chef vegana e crudista, che spiega come prepararlo. Contorno, insalata di finocchi e arance. Questa ricetta è un classico, fresca e aromatica, io la adoro. Per farla uso le arance rosse dell'Etna, degli amici di aranciando.it, che raccolgono e spediscono le arance il giorno stesso e vi fanno uno sconto se siete miei fan. Info e ricetta in descrizione. E il dolce? Qui casca l'asino! Nessun asino, è tutto vegano! Per il dolce potete scegliere a piacere una ricettina da questa mia playlist di dolci vegani. Io vi consiglio i datteri farciti, sono facili e veloci, non dovete usare forno, pentole, strumenti. E poi i datteri sono dolci e cremosi e ben si sposano con l'atmosfera di San Valentino. In descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook di ricette, anche quello sulle arance rosse. Ci sono tante idee creative per stupire i vostri ospiti a ogni occasione. Ecco, come promesso, il link per scaricare il mio menù trendy e sano di San Valentino. Con questo menù il dopo cena sarà un successo. Buon San Valentino a tutti!